Bene, cari amici, siamo qui sul nostro banco da lavoro per andare a montare il nostro quadretto della corrente alternata. Come potete vedere, qui ho due interruttori, ve li faccio vedere anche su quest'altra telecamera. Questo è un 16 ampere, quest'altro è un 32 ampere. Perché ho messo un interruttore in un modo e in un altro? Semplicemente perché uno sarà riferito alla potenza massima del contatore, che mediamente è di 3 kW e mezzo, più di 16-17 ampere non devono passare da questo interruttore, altrimenti salterà il contatore. L'altro invece sarà quello che l'inverter fornirà alla nostra casa e quindi sarà superiore a 3 kW e mezzo. In questo caso abbiamo un inverter da 6 kW e quindi abbiamo un 32 ampere, che è semplicemente il doppio. Quindi praticamente facciamo proprio il conto pari: 16 ampere per un 3 kW di contatore, 32 ampere per i 6 kW massimi che l'inverter può erogare. E questi vanno nella nostra scatola. Qui noi abbiamo la nostra scatolina con i nostri due interruttori. Mi sono dotato di spelafili e una nuova crimpatrice fino a 6 mm che può crimpare cavi fino a 6 mm quadri, un modello molto molto interessante. E qui abbiamo, vedete, il 2,5, il 4 e il 6. Portiamoci anche due matasse di cavo. Questo è un cavo da 4 mm quadri, lo vedete qua, si chiama cordicella ed è un 4 mm quadri dimensionato in maniera giusta per delle connessioni all'interno di questo quadretto. Mi raccomando, il cavo blu è sempre il neutro. Nella corrente alternata, nella 230, negli impianti domestici, qualsiasi impianto, il cavo blu è sempre e comunque il neutro. La fase invece può avere tre diversi tipi di colore, in questo caso è il marrone, ma può essere sia marrone, sia nera, sia grigia. In questo caso abbiamo il marrone. Se noi troviamo dei cavi nel nostro impianto elettrico marrone, grigio o nero, siamo sicuri, ovviamente dobbiamo andare a misurarlo, ma saremo sicuri che quella è la fase. Il blu sarà l'unico cavo che sarà sempre il neutro, quindi in qualsiasi impianto noi andiamo a mettere le mani, il blu dovrà essere sempre il neutro. Sandro Cicali. Qui stiamo parlando ovviamente della scatola di controllo della AC, cioè la corrente alternata, la 230. Quella che entra e che transita da questa scatola è la 230, è quella che va nell'impianto di casa. Quindi contatore, uscita inverter, commutazione. Questa è la scatola che serve per avere il controllo della corrente alternata nel nostro impianto fotovoltaico. Vedete che abbiamo due interruttori differenti, due magnetotermici differenti. Perché? Perché prendiamo per esempio il classico impianto con contatore da 3 kW con un inverter che ne può sviluppare 6. Cosa sta a significare? Sta a significare che appunto la potenza massima che potrà passare da questo interruttore è rapportata alla potenza massima che il contatore può erogare, circa 3 kW e mezzo. E quindi mediamente ci dobbiamo mettere all'ingresso un interruttore che non sia superiore ai 16 ampere. Questo perché? Perché sarà paragonato e rapportato in prospettiva al contatore. Attualmente l'impianto, prima dell'impianto solare, parte da qui e arriva direttamente al salvovita. Quindi praticamente entra dal contatore in casa nostra senza passare da questo sistema. L'impianto fotovoltaico non sarà altro che un bypass fra questi due collegamenti. E come sarà fatto? Esattamente con questo sistema. Quindi non ci sarà più un cavo diretto che arriva qua, ma ci sarà un cavo che prima di arrivare qua dovrà passare tutte queste combinazioni. La linea che arriva dall'abitazione passerà dentro questo magnetotermico da 16 ampere, entrerà nel commutatore. Questo è un commutatore a tre posizioni. Che cosa vuol dire? Vuol dire che metterà una volta in comunicazione questo,
oppure questo, non saranno mai insieme. O funzionerà uno o funzionerà l'altro. La fase ed il neutro saranno staccate, saranno separate, e quindi la fase e il neutro che arriva dal contatore entreranno in questo morsetto qua, ed il neutro entrerà nel morsetto opposto di sinistra, che va a corrispondere al contatto tra questi due. L'uscita inverter, che sarà appunto paragonata ad un inverter da 6 kW, sarà un interruttore magnetotermico che regolerà l'afflusso di questo inverter fino a 32 A. Stesso discorso, uscirà una fase ed un neutro, e questa fase entrerà in questo contatto qui, questo neutro entrerà in quest'altro contatto qui. Quando sposteremo la leva del commutatore, una volta entrerà in comunicazione questo con questo, un'altra volta entreranno in comunicazione questo con questo, questo con questo, ma non saranno mai messi insieme. Tutto questo convoglierà in un'uscita che andrà a sua volta all'impianto già esistente nel salvovita, e quindi la casa sarà sempre alimentata nella stessa identica maniera. Se malauguratamente questa macchina si guasta, viene interrotta l'erogazione dell'energia da questo interruttore, e quindi automaticamente tutto si spegne. Perché? Perché la macchina va in crash, o per un problema, oppure magari dobbiamo semplicemente spegnerla per fare della manutenzione, una pulizia, un qualcosa che comunque ci obbliga a spegnere la macchina. Noi, se non abbiamo questo sistema, dobbiamo rimanere al buio, perché spegniamo la macchina e quindi di conseguenza non abbiamo più questa erogazione. A cosa serve il commutatore? Semplicemente a ripristinare la provenienza dell'energia direttamente dal contatore, quindi ritorna esattamente come era prima. Ricapitoliamo: 16 A per un contatore da 3 kW, 32 A per un inverter da 6 kW. È ovvio, se abbiamo un inverter più grande, questo dovrà essere maggiorato. Il discorso principale però da fare è che se noi abbiamo un contatore da 3 kW, vorrà dire che il nostro impianto di casa non sarà dimensionato per sopportarne 6, sarà dimensionato per sopportarne 3. Quindi dobbiamo sincerarci che il nostro impianto, dopo il magnetotermico differenziale principale, detto anche il salvovita, che entra nel quadro della nostra casa, a valle di questi collegamenti ci siano cavi adeguatamente grandi e sufficientemente dimensionati per sopportare carichi che possono arrivare fino a 6 kW. Solitamente un impianto da 3 kW ha già una tipologia di cablaggi che può superare, che può sopportare anche i 6 kW, ma dobbiamo comunque andare a verificare fisicamente se tutto questo è possibile. Se questo non ci fosse, dobbiamo andare a sostituire i cavi che sono presenti nell'impianto di casa e quindi ricertificare nuovamente l'impianto esistente. Andiamo a costruire la nostra scatola e facciamo un po' di esempi. Nella prima configurazione io vado a farvi vedere il funzionamento di un nuovo tipo di commutatore ATS. In questo caso è un GEIA e può sopportare correnti fino a 63 A. Lavora ovviamente in corrente alternata, e lo andiamo a posizionare all'interno della nostra barra DIN. Quindi questo interruttore, questo commutatore, sarà perfettamente agevole all'interno di questa barra DIN. Possiamo mettere anche i due interruttori separati con gli appositi distanziali e appunto riempire il discorso. Questa è una macchina che ha due funzioni, manuale e automatico. Essenzialmente è un commutatore, quindi cosa vuol dire? Farà lavorare una cosa invece di un'altra, e infatti abbiamo l'uscita generale, che è questa qua, load, dove abbiamo scritto load N e L1, quindi abbiamo anche tutto già nominato, quindi il neutro e la linea saranno questi qui. Questi due cavi qui che usciranno da sotto saranno i cavi che entreranno nel nostro salvovita, il nostro magnetotermico che abbiamo a casa, il differenziale che è già presente nel nostro impianto di casa.
e questo commutatore appunto servirà appunto per far lavorare una linea invece di un'altra. Nella parte superiore abbiamo gli ingressi e ovviamente la linea primaria sarà l'1. Noi come linea primaria dovremmo dare il fotovoltaico, quindi la linea prodotta e che uscirà da questo magneto termico da 32 A dovrà entrare in questa morsettiera nella parte superiore. La linea invece che uscirà dal nostro contatore, che arriva dal contatore, dovrà uscire da questo magneto termico ed entrare nei due collegamenti che sono nella parte superiore. Ma la parte di uscita di questo commutatore, che in questo caso è automatico, che cosa vuol dire che è automatico? Vuol dire semplicemente che lui avrà come fonte primaria questo ingresso. Quando questa fonte primaria verrà meno, quindi l'inverter si spegnerà, la batteria si spegnerà, si interromperà, lui automaticamente scatterà e andrà a prelevare l'energia da quest'altri due poli per immetterla ovviamente verso l'impianto di casa, verso il nostro quadretto già esistente di casa con il magneto termico differenziale già presente, il salvovita. Quindi per simulare il nostro contatore io ho preso questo cavo con questa presa che attaccheremo al contatore. Vi ricordo, non abbiamo presente la terra perché in questo caso non ci serve, è solo per farvi vedere il funzionamento. Quindi andiamo a spelare. Qui come potete vedere abbiamo il cavo di fase che è rosso. Andiamo a spelare con la nostra nuova pinza. Bellissima, funziona molto bene. Dove andiamo a mettere questi cavi? Bene, andiamo a metterli nella morsettiera del nostro interruttore. Qui abbiamo il neutro e qui mettiamo la fase. Poi verificheremo fase e neutro la direzione quando andremo ad inserire la spina nella presa. Quindi intanto l'ingresso del contatore è stato piazzato qua. Questo sarà l'ingresso del nostro contatore. Dobbiamo fare l'ingresso dell'impianto fotovoltaico. Ho quest'altra presa con una presa asciugo, un cavetto. Qui abbiamo anche la terra ma non la utilizziamo. E qui vediamo sempre il neutro blu e la fase marrone. Deve entrare nell'altro interruttore. Quindi andremo a mettere il nostro neutro. Non badate alla dimensione di questi cavi, che sono semplicemente dei piccoli cavi che servono per fare questo esempio, questo esperimento, ma ovviamente andrebbero dimensionati in maniera giusta. Per fare questa prova sono più che sufficienti. Rispettiamo sempre fase neutro. E quindi con questa noi simuleremo il nostro inverter. Quindi noi abbiamo i due ingressi, la rete, l'impianto fotovoltaico. La nostra uscita sarà sul load e ovviamente qui abbiamo anche la terra, non la utilizziamo, andiamo semplicemente ad usare il fase e neutro. In questo caso il neutro, qui non abbiamo il cavo celeste, ci mettiamo quello grigio e lo andiamo ad inserire nella morsettiera del commutatore. Con questo cavo noi abbiamo fatto la nostra uscita con l'adattatore Schuco da poter utilizzare per attaccarci la nostra lampada o la nostra utenza. Adesso dobbiamo fare i collegamenti definitivi all'interno. Questi sono volanti per fare questa prova, ma questi che metterò all'interno saranno definitivi. Quindi andiamo a prenderci il cavo blu per il neutro. Questo, vi ripeto, è un cavo da 4 mm quadri. Questo sarà l'ingresso del gestore, che in questo caso nel commutatore dovrà essere nella posizione 2. Quindi controlliamo che i morsetti siano tutti aperti. Dobbiamo fare questo giro qua per arrivare di sopra. Quindi prendiamo la lunghezza che ci serve per arrivare al nostro commutatore. Grosso modo questa lunghezza qui. Tagliamo. Andiamo a spelarlo con la parte del 4 mm, eccolo qui, 1. E 2.
e abbiamo spelato questo cavo, che vi ripeto è da 4 mm quadri. Quindi andiamo ad inserirlo nella morsettiera dove c'è il neutro. Prendiamo anche la fase, lo facciamo della stessa lunghezza. Quindi prendiamo la misura, lo tagliamo. Lo spelliamo come abbiamo fatto con l'altro, uno. E poi due. E come vedete abbiamo fase, neutro. Questi due cavi li facciamo passare sotto la barra DIN, blocchiamo il nostro interruttore, togliamo eventualmente residui di rame all'interno della scatola e quindi ritorniamo al discorso di prima. La fase andrà in questo contatto qui ed il neutro andrà nell'altro contatto. Quindi questo primo collegamento lo abbiamo già finito, vedete? Ci siamo. Adesso mettiamo gli altri due. Solito discorso, dovremo fare dei cavi della stessa lunghezza, quindi il neutro che parte da qui e arriva quassù, stessa lunghezza la fase. Quindi la fase, il neutro, passiamo i due cavi sotto la barra DIN, possiamo già fissare anche in questo caso l'interruttore. Quindi nuova connessione, nuovamente andiamo a mettere il neutro sul nostro commutatore. Controlliamo sempre il serraggio dei cavi. Come vedete io non metto puntalini, molti utilizzano i puntalini, sono una cosa secondo me molto deleteria, perché il puntalino ha un punto di contatto all'interno della morsettiera molto molto risicato, a differenza invece del rame puro. Quindi a questo punto cosa facciamo? Semplicemente andiamo a chiudere il tutto, ovviamente con gli spazi che abbiamo a disposizione, quindi i cavi saranno un po' pressati, dovremo trovargli, diciamo, fargli il posto, come si suol dire. Quindi prendiamo la nostra presa, che sarà il contatore, la inseriamo nella spina che abbiamo qui comandata dall'interruttore, prendiamo l'altra presa che sarà a simulare l'impianto fotovoltaico e la installiamo ad una centrale elettrica. Per simulare i carichi ci mettiamo questa lampada alogena che io ho qui provvisoria. Diamo corrente di 230 a questo interruttore qua. Quindi in questo caso noi abbiamo già la 230 che arriva a questo interruttore. Il commutatore è su posizione Enel, quindi se io tiro sull'interruttore la lampada si accende. E infatti vedete, il commutatore è in automatico, lo mettiamo in manuale. Quindi in questo caso adesso noi abbiamo semplicemente questo passaggio. La rete entra, esce dal commutatore e va direttamente alla lampada. Non abbiamo niente dalla parte del fotovoltaico. Simuliamo il fotovoltaico, semplicemente accendiamo questa centrale elettrica, andiamo ad attaccarci la nostra presa, accendiamo l'uscita 230 e vediamo cosa succede. Tiriamo giù l'interruttore della nostra linea. Se noi andiamo a tirare su questo interruttore, vediamo che arriva energia al contatto numero 1, che è questo qua. Ma non sta erogando. Perché? Perché il commutatore è ancora posizionato su questo ingresso, vedete?
Se io manualmente switcho e porto il commutatore verso il basso, automaticamente adesso l'energia sta passando da questa direzione. Il consumo, come potete vedere in questo momento, è 46 watt. Quindi il nostro Ambaradan è acceso e la nostra lampada è funzionante. Se io attivo l'ingresso della rete, vedete che è presente ma non viene switchato. Perché? Perché effettivamente il commutatore è posizionato sul solare e quindi automaticamente lui deve rimanere su questa posizione. Facciamo la cosa inversa, lo mettiamo in automatico. Quindi se noi mettiamo tutto in automatico, vediamo cosa accade. Il commutatore automaticamente va sul 2. Perché? Perché non trova un'altra fonte da quest'altra parte, perché l'interruttore è spento e quindi sta facendo adesso passare la rete del gestore. Ma se attiviamo il fotovoltaico e tiriamo su questo, vediamo che il commutatore automaticamente sposta la priorità su questo circuito. Se casualmente la nostra produzione fotovoltaica interrompe, vedete, c'è un piccolo sbalzo di energia, vedete, un piccolo sbalzo di luce. Andiamo con le luci spente, lo vediamo meglio. Se io riattivo la nostra centrale, appena arriva l'energia, non abbiamo nessuno sbalzo. Come potete vedere, non c'è stato quasi per niente nessuno sbalzo. Se togliamo l'energia, vedete che c'è un lieve ritardo. Ma in questo momento adesso l'impianto sta funzionando con la rete. Quindi torniamo sul fotovoltaico, lo mettiamo su manuale e in questo caso, anche se si dovesse spegnere il fotovoltaico, lui rimane qui. Questo è il funzionamento del commutatore, che ci permette di far lavorare o una linea oppure l'altra. Fotovoltaico nel giardino, che meraviglia, accendi il mondo con un po' di batteria. Quindi questo è il sistema di gestione della parte della corrente alternata del nostro appartamento. Quindi tutto passa da qui. È ovvio, questa che è l'uscita principale, che sarà l'ingresso della nostra abitazione, quindi andrà direttamente all'ingresso principale, entrerà ovviamente nel salvovita che è già presente all'impianto elettrico. Se non ci dovesse essere, o se dobbiamo appunto sostituirlo con un magnetotermico differenziale più potente, perché abbiamo appunto un 32 A da questa parte, metteremo un magnetotermico differenziale sempre da 32 A anche all'ingresso di casa. Altrimenti, se vogliamo lasciare tutto com'è, lo lasciamo esattamente com'è. Ma il funzionamento è esattamente questo. Questo è il sistema, diciamo, automatizzato, che con la nostra lampada, vedete, è tutto perfettamente funzionante. Abbiamo la rete presente, ma lui sta lavorando con il fotovoltaico. Questo è il sistema, diciamo, con ATS, che ovviamente non deve essere montato sugli inverter ibridi che hanno già all'interno questo ATS. Quindi se abbiamo questo dispositivo e non ne possiamo fare a meno, lo possiamo disattivare e usarlo manualmente, oppure mettere il commutatore manuale. Poi vedremo anche il funzionamento con il contattore per tagliare definitivamente anche l'afflusso Enel. Quindi cosa vi devo dire? Per adesso mi fermo qua, i prossimi video saranno appunto il montaggio e la specifica degli altri componenti che faranno parte del nostro quadro di corrente alternata. Qui ne mancano ancora due, manca un altro interruttore da 16 e un contattore che farà da ponte al secondo interruttore, come appunto nei precedenti casi. E ovviamente invece di questo commutatore avremo il classico commutatore manuale a 3 posizioni. Quindi per adesso mi fermo qua, vi ringrazio e come sempre like e condividi, iscrivetevi al canale, l'iscrizione non vi costa niente, non vi cambia la vita, ma cambia la vita a questo canale. Ciao! Free energy è la rivoluzione, col sole andarci carica.